My name is Asada Shakur and I was born and raised in the United States. I am a descendant of Africans who were kidnapped and brought to the Americas as slaves. I spent my early childhood in the racist segregated South. I later moved to the northern part of the country where I realized. That black people were equally victimized by racism and oppression. I grew up and became a political activist, participating in student struggles, the anti-war movement, and most of all in the movement for the liberation of African Americans in the United States. I later joined the Black Panther Party. That was by the Health Program. Ero stanca e volevo dormire. Ora spengo la luce, disse una voce all'altoparlante. Le luci si spensero, ma una luce gialla rimase accesa. Per favore spegni la luce piccola, gridai alla guardiana. Di nuovo una voce dall'altoparlante. Quella luce deve rimanere accesa è per la tua protezione. La luce rimase accesa e io andai a dormire. Mattino: le porte scorrevoli si aprono. Colazione, Signore, disse l'altoparlante. Era presto, ma avevo fretta di vestirmi e guardarmi intorno. La prima cosa che mi colpì fu il cattivo odore. Non importa in quale prigione mi sia trovata, tutte puzzavano. Avevano un odore diverso da ogni altro odore sulla terra, di sangue e sudore, e piedi e piaghe aperte. E se la miseria ha un odore di miseria, le pareti della cella erano ricoperte di oscenità e di dichiarazioni d'amore. Apache ama Carmen, Linda e Lill insieme, India e Rosa amore vero per sempre. Dalla finestra potevo vedere un piccolo cortile lastricato, con l'erba che cresceva tra le crepe del pavimento, e poi un altro edificio lungo. C'erano alcune donne nella sala comune, ma la maggior parte restava nelle celle, che erano spoglie, eccetto che per le scritte con il dentifricio, che ricoprivano le pareti. In carcere il dentifricio serve a molte cose, per esempio come colla per appendere foto. Alcune celle erano arredate con fotografie, ritagli da riviste appesi alle pareti e sui letti trapunte a maglia o all'uncinetto. I vestiti, in scatoloni di cartone, erano sul pavimento. Le donne avevano un aspetto cinereo e malato. Mi guardavano con un barlume di interesse e poi continuavano nelle loro occupazioni. Erano tutte nere, o ispano o americane. Feci la doccia e passai il resto della mattina a passeggiare avanti e indietro. C'erano delle donne gonfie, con i piedi e le mani gonfie. Avevano un aspetto veramente strano. Una stava seduta su una sedia, gli occhi incrostati dal sonno, ridendo sommessamente fra sé e sé. Un gruppo di donne sedeva a un tavolo e giocava a picche. Mi chiesero se volevo giocare e siccome non avevo mai visto quel gioco si offrirono di insegnarmelo. Era simile al whist, solo che le picche erano sempre la briscola. Poi fu il momento di tornare nuovamente in cella, per la seconda volta nella giornata. La prima volta era stata dopo colazione. C'erano due donne vicino a me che erano rimaste rinchiuse nelle loro celle tutto il giorno. Non volete uscire? chiesi stupida stupidamente. Scoppiarono a ridere. «No», disse una, «mi piace qui». Quando smise di ridere mi disse che era rinchiusa, significava che era costretta a restare in cella fino al momento di comparire davanti al consiglio. «Che cos'è il consiglio?» chiesi. «È il consiglio di disciplina. Se commetti un'infrazione ti rinchiudono fino a quando il consiglio ti riceve. Poi ti fanno uscire?» «Qualche volta, ma questa volta ci aspetta l'ASP». «Che cos'è?» È la cella di isolamento, il buco. Qui siamo nell'edificio principale numero due. Dove vai prima che ti portino davanti al consiglio? Dopodiché, se pensano che il tempo non sia stato abbastanza, ti spediscono all'ASP, area di segregazione punitiva. Isolamento. Vuoi dire che normalmente non state in questo reparto? No, stiamo nel penale. Siamo qui solo perché abbiamo rubato delle medicine. «Abbiamo rubato quasi tutto dall'armadietto dei medicinali e ce, ne siamo, e ce li siamo bevuti. Coke si è quasi fatto un overdose. Per questo siamo qui. Questo reparto è per chi ha commesso delle infrazioni o oh, per gente pazza». «Pazza?» «Sì», rispose la donna chiamata Coke. «Ce ne sono di veramente svitate qui. Tu come ci sei arrivata?» «Non lo so. Sono arrivata ieri e mi hanno messa qui». «Hai un omicidio?» «Un omicidio?» Sì, un omicidio. Sei qui per omicidio? Ho un processo per omicidio nel New Jersey. Ma qui mi processano per rapine in banca. Forse è per questo che ti hanno messa qui. Vedrai che ti trasferiranno presto. Mi fecero un milione di domande. Chi hai ucciso? Non ho ucciso nessuno. Ok. Chi dicono che hai ucciso? Uno sbirro, un agente della polizia statale del New Jersey. Oh merda. Ti aspettano tempi duri. Veramente non sei stata tu? No. Hai anche un processo per rapina? Hai rapinato la banca? Quanti soldi ti sei fatta? Non mi sono fatta niente, perché non ho rapinato nessuna banca. Davvero? Allora è stato il tuo ragazzo, e poi è da che ha dato la colpa a te? No, non ho un ragazzo. Ah. Allora ti piacciono le ragazze. Ridevano. Sei proprio carina. Vuoi venire con me? scherzò una di loro. Sei mai stata in prigione prima? No, mai. Hai altri processi? Sì, un'altra rapina in banca. Sei stata tu questa volta? No! Oh, cavolo, allora ti hanno proprio incastrata! disse Dolores. Ma perché hanno deciso di incastrarti a questo modo? Perché sono una rivoluzionaria. Dicono che faccio parte del Black Liberation Army. Ah, oh sì, ti conosco. Sei la ragazza della quale ho letto nei giornali. Sì, come ti chiami? Assata, Assata Sakur. Ma il mio nome da schiava è Joan Cesimard. Sì, sei proprio tu. Non avrei mai pensato di incontrarti. Come te la passi? Sì, disse Coke. Hai visto, ho visto la tua foto in televisione, ma adesso sembri diversa. Come? Quando ho visto la tua foto alla televisione, pensavo che fossi molto più grossa e anche molto più nera. Davvero? Risi. Era un'affermazione che sentivo ripetermi continuamente. Tutti mi dicevano che pensavano che fossi più grande, più nera e più brutta. Quando chiedevo alla gente come pensavano che fossi, mi descrivevano alta 2 metri, di 90 kg, molto scura e dall'aspetto selvaggio feroce per come ti descrivevano quei giornali credevo che dovessi avere un aspetto feroce e invece eccoti qui una cosettina piccola piccola chiesi perché fossero in prigione nei giorni successivi imparai un sacco di vocaboli nuovi uh, jostling era il borseggio. boosting era il furto nei negozi «Jungling paper» era lo spaccio di assegni falsi e «dragging» o «plaguing drug» erano i raggiri. Più tardi quella sera una donna che veniva dalla corte mi disse che Phyllis voleva che andassi in palestra alle otto e mezzo. Ero felicissima. Avevo saputo che Simba era in carcere, ma pensavo che l'avrebbero trasferita per non darci la possibilità di incontrarci. La palestra era grande. Alcune donne giocavano a pallamano e a pallacanestro, ballavano, sedevano in panchine e parlavano. Alla fine vidi Simba dietro un gruppo di donne, ci abbracciammo e ci sedemmo subito, cercando di tirar fuori tutte le parole che avevamo in cuore. Erano successe così tante cose da quando ci eravamo viste l'ultima volta. Eravamo state molto vicine all'epoca in cui eravamo entrambe nel Black Panther Party. Per un periodo avevamo vissuto insieme. Era sempre stata una sorella generosa con un cuore d'oro. Mi parlò del suo processo, degli altri compagni con i quali era in contatto e poi che era incinta. Homey, era il soprannome che usava per l'uomo amato, il padre del bambino. Kakuyan Olugbala, un magnifico fratello rivoluzionario che era stato assassinato dalla polizia di New York. Kakuyan ed io ci eravamo conosciuti molto bene quando eravamo entrambi nella sezione delle Pantere Nere di Harlem. Era uno di quei fratelli che nel periodo dell'ideologia Lumpen sottoproletaria nel partito sarebbe stato definito per l'appunto un Lumpen. Era cresciuto ad Harlem tra la 116 strada e l'ottava avenue. Una persona tranquilla, semplice, ma un cuore di vero combattente. Amava le armi ed era un genio nell'usarle. Ero felice della sua gravidanza e triste allo stesso tempo. L'aspettavano 25 anni di prigione, anche se cercavo di essere rassicurante e scommetto che riusciva a vedere l'espressione costernata del mio viso. Non ti preoccupare, mi disse. Questa gente ci può rinchiudere, ma non possono arrestare la vita, proprio come non possono fermare la libertà. Questo bambino era voluto per continuare. Hanno ucciso Omei e così questo bambino... Come tutti i nostri bambini, saranno la nostra speranza per il futuro. In futuro avrei ripensato spesso alle sue parole. È mattino presto, mi sembra ancora notte fonda e voglio dormire. Sento vagamente il mio nome all'altoparlante, qualcosa della corte. Rotolo precipitosamente dal letto, faccio la doccia, mi vesto, mi pettino e sono pronta. Mi portano dal suoio con la colazione. Non posso neppure guardare il cibo, tantomeno mangiarlo. Attenzione, per le signore sotto processo è ora di recarsi in parlatorio, gracchia la voce all'altoparlante. È troppo presto per questo genere di cose. Ho la tentazione di strappare l'altoparlante dal soffitto. Incespico avviandomi verso il parlatorio, ancora non del tutto sveglia. Sono le sette e venti del mattino. Rimango seduto in parlatorio per tre ore. Finalmente arrivano degli agenti. Adesso vogliono che mi sbrighi. Uno mi incatena. Prima mi incatena i piedi, poi mi mette una catena intorno alla vita, rassicura le manette alla catena e poi me le infila alle mani. Faccio fatica a camminare o a respirare. La corte, smorta, grigia, verde opaco. Mi fanno entrare nella cella di sicurezza. Non so perché la chiamo in un recinto dei tori, anche se me lo sono chiesta spesso. Colloquio con l'avvocato. Annuncia uno degli agenti e apre le sbarre per farmi uscire. Andiamo in fondo al corridoio. Evelyn sta sbuffando e ansimando. Sbuffa e ansima sempre quando è arrabbiata. So che tra un paio di minuti comincerà a innervosirsi e a battere i piedi. Stanno tentando di costringerci a fare subito il processo, mi spiega. Sai che sono stata molto occupata a redigere istanze per la corte federale. Che vuoi dire con Corte federale? Non siamo già nella Corte federale? Sì, ma se il giudice rigetta la nostra istanza di rinvio, voglio essere pronta per andare direttamente in Corte distrettuale? Che cos'è? Era arabo per me. E dove faremo appello se il giudice mette verdetto sfavorevole? Continuiamo a parlare. Evelyn sta cercando di spiegarmi le cose, io sto cercando di spiegarle che non possiamo certo affrontare ora il processo. Non c'è possibilità al mondo che tu possa essere pronta per affrontare un processo ora. Mi sto scaldando. Lo so, lo so, risponde Evelyn. Mi scaldo e accendo mentre Evelyn tenta di spiegarmi la legge. Ci chiamano davanti alla corte il giudice Gagliardi. Sembra proprio quello che è, un bastardo e razzista incallito. Camau entra in aula. Sono felicissima di vederlo. È invecchiato, sogghigna. Ma dietro il sorriso il suo volto è furioso. Mi chiedo a cosa stia pensando. Bob Bloom, l'avvocato di Kamaua in piedi, e sta parlando. Chiede un rinvio. Tutto quello che dice ha un senso logico. Evelyn si alza e incomincia a parlare. Esprime una logica e una verità pura ed assoluta. Il giudice guarda il soffitto. Posso immaginarmi il risultato dell'udienza. Inizio a girarmi a guardare il pubblico. Facce amichevoli, familiari. Mi sorridono. Non vorrei che smettessero mai. Il giudice respinge la mia richiesta di rinvio. In realtà, respinge tutte le nostre richieste. Vorrei urlare: Sporco bastardo, maiale vicido! Non sei un giudice! Non sei che un'altra faccia dell'accusa. Guardo il rappresentante effettivo della pubblica accusa. È compiaciuto. La sua faccia è irreale, sembra un poster, un manifesto di guerra del 1940. John Cup Public continua a fissarlo. Nessuno potrebbe sembrare più antiquato di lui. È come un fantasma del passato. Sono convinta che non sappia che siamo nel 1973. Gli avvocati chiedono una consultazione con noi e il giudice acconsente, ma per poco tempo. Gli avvocati delineano la strategia dell'appello. Che possibilità abbiamo in appello, chiedo. C'è una possibilità, dice Evelyn. Piccola, forse, ma c'è una possibilità. Se la Corte è interessata alla giustizia, allora appoggerà la nostra posizione. Sappiamo tutti quanto grande sia quel se. La volta dopo, quando tornammo in aula, erano passati cinque giorni ed era nevicato. Gli alberi hanno spogli e coperti di ghiaccio, e benché l'inverno non mi piaccia, era un paesaggio meraviglioso. Appena arrivai al tribunale, Evelyn mi chiese, e anzi mi disse, che la corte distrettuale aveva respinto tutte le nostre istanze e che Gagliardi parlava di cominciare il processo nello stesso giorno. «Voglio solo che tu sappia che non posso difenderti adeguatamente con un preavviso così breve». Non ho avuto tempo per preparare mozioni preliminari, non ho ricevuto il materiale istruttorio e non ho neppure avuto tempo per pensare a una difesa appropriata perché non ho potuto individuare gli elementi principali del processo. Volevo solo che tu lo sapessi. Lo so, le dissi, e so che stai facendo del tuo meglio. In ogni caso, disse Evelyn, nella peggiore delle ipotesi, avrai una solida base per l'appello. Era un quadro deprimente. Era evidente che ci avevano incastrato con false accuse. Ci presentammo davanti al giudice. Era nuovamente arrogante e bellicoso, deciso a costringerci a tutti i costi ad affrontare il processo. Di nuovo Evelyn chiese al giudice un rinvio, ma questi fece orecchie da mercante alle sue motivazioni: stabilì che più tardi avremmo potuto avere una consultazione tra noi, ma che il processo sarebbe incominciato immediatamente. Quando uscimmo dall'udienza, Achilla stava nel corridoio con sai, la figlia di due anni di Kamao. Quando le passai vicino, lei gli tese le braccine. Kamao fece due passi verso di lei, ma gli agenti gli saltarono addosso e lo picchiarono. Allora saltai anch'io addosso agli agenti e cercai di spingerli via. In un attimo ci fu una battaglia d'inferno nel corridoio. Alla fine gli agenti estrassero le pistole. E ci costrinsero a sdraiarci sul pavimento con le braccia spalancate. Stavamo sdraiati mentre loro ci calpestavano e ci picchiavano ammanettandoci le mani dietro la schiena. Achillà corse via a raccontare quel che era successo mentre, chissà, era scossa da un pianto isterico. Non dimenticherò mai l'urlo ossessionante di quella bambina mentre guardava suo padre, che veniva brutalmente picchiato. Dopo lo scontro gli agenti erano ancora più rabbiosi e vendicativi, facevano di tutto per provocarci e molestarci. I giornali scrissero che eravamo stati noi ad aggredirli. Camao ed io decidemmo che non ci saremmo lasciati incastrare senza fiatare. Questo pse pseudo processo era un così evidente aborto di, di giustizia che noi non dovevamo nemmeno parteciparci e non volemmo neppure che ci partecipassero. Evelyn e Bob Bloom. State solo, seduti e non fate niente, gli dicemmo. Parliamo noi. E parlammo davvero. Alla successiva sessione della Corte Gagliardi chiese agli avvocati se fossero pronti a scegliere la giuria. Entrambi rilasciarono una dichiarazione secondo cui, dal momento che era per loro impossibile rappresentarci adeguatamente, gli avevamo chiesto di rimanere muti. Benissimo, allora procederemo con voi o senza di voi, ruggì il giudice. Fate entrare i giurati. Appena entrarono i giurati, Camau ed io cominciammo a raccontare loro quanto stava accade accadendo. Dicemmo diciamo alla giuria che era stata nominata da Nixon e che ci stava accusando per le nostre idee politiche, che era lo stesso giudice che aveva concesso un rinvio a lungo termine a Mitchell e a Stans, i difensori del Watergate, che non avevano neppure un millesimo delle ragioni valide che avevamo noi per, per un aggiornamento. Dopo un po' il giudice ordinò che ci allontanassero dall'aurea dall'aula. La scelta dei giurati continuò alla presenza del solo giudice della pubblica accusa. Ogni tanto il giudice mandava gli agenti a chiederci se eravamo disposti a comportarci bene. Certo, rispondevamo. E quando tornavamo in aula ci comportavamo bene. Riprendevamo a dire alla, alla giuria cosa stesse accadendo e come il giudice stesse cercando di, di incastrarci. Appena riprendevamo a parlare, il giudice ci faceva allontanare dall'aula. Ma ogni volta che eravamo sul punto di essere espulsi, gli agenti guadagnavano posizione vicino a noi e cercavano l'opportunità per agguantarci, torcerci le braccia dietro la schiena e colpirci. Per evitare di essere malmenati, appena il giudice intimava di allontanare gli imputati dall'aula, dicevo: L'imputata si allontana da sola! Il più delle volte funzionava, ma un giorno che gli agenti erano veramente inferociti, mi saltarono addosso e cominciarono a maltrattarmi in aula. Evelyn scattò in piedi, come se fosse pronta a combattere, e si frammise tra me e loro, tenendoli lontani con un braccio teso. Protestò presso il giudice. Il mio braccio e la mia mano non erano ancora guariti completamente ed ero sempre parzialmente paralizzata. Le proteste di Evelyn incattivirono ancora di più gli agenti. Diventarono così brutali che tutto il pubblico cominciò a urlare. Quando mi portarono fuori dall'aula i presenti gridarono «Montatura! Montatura!». Il giudice ordinò che fossero allontanati. Mentre mi portavano al piano di sotto potevo sentire il tumulto. La gente gridava slogan, urlava e strillava. Gli agenti, lo venne a in seguito, avevano caricato e picchiato anche il pubblico. Sedevo nella cella di sicurezza presa nei miei pensieri quando portarono giù dalle scale una donna bianca e un uomo e misero la donna in, in cella insieme a me. La guardai senza grande interesse. Assata, disse. Sono così felice di incontrarti finalmente, ma non pensavo che sarebbe stato in questo modo. La guardai in modo assente. Mi chiamo Natalie Rosenstein, era al piano di sopra, tra il pubblico in aula, quando hanno cominciato a colpire, spingere e picchiare la gente. Cosa dissi: Stai scherzando. No, non ci siamo mossi abbastanza in fretta così ci hanno arrestati, disse riferendosi a se stessa e all'uomo bianco. Di che cosa vi accusano? In traccia alla giustizia. Da quel giorno, Kamau ed io fumo banditi dall'aula. Ci misero in una stanza gelida, dove era stato installato un altoparlante per seguire il processo. All'inizio chiudevano la porta, mentre poi noi la volevamo aperta, perché era così freddo e il calore del resto dell'edificio giungeva da lì. Poi cominciamo a goderci quella privacy. Faceva bene poter parlare tra noi senza nessuno che ci spiasse da vicino, visto che sapevamo che prima o poi avrebbero aperto la porta per spiarci, la aprivamo noi. Fate entrare un po' di caldo, qui si gela, la porta resta chiusa. Dopo un po' la chiudevano a chiave. Una delle prime cose di cui discutemmo Kamau e Dio fu l'islamismo. Lui era stato coi musulmani neri per un po' e ci si era appassionato. Stava cercando di, seriamente di convincermi a convertirmi e diventare una musulmana praticante, attiva. Avevo sempre detto che se avessi dovuto avere una religione, quella sarebbe stata l'islamismo, ma non lo avevo mai praticato. A casa di Elia Muhammad e Malcolm X, l'influenza musulmana nella nostra lotta è stata molto forte, ma per me è sempre stato difficile accettare l'idea di un Dio che ha tutto il potere, che vede tutto e che sa tutto e argomentavo come poteva eh, pre, 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 pretendersi, chiamarsi, adorarsi un dio il cui piano maestro comprendeva la schiavitù, la tortura e l'assassinio la, della gente nera. Kamau ribatteva che l'islamismo era una religione giusta, che si opponeva all'oppressione. L'oppressione è peggiore dell'uccisione, citava dal sacro Corano. Un vero musulmano e un vero rivoluzionario, non c'è contraddizione tra l'essere musulmano e rivoluzionario. Non ne sapevo molto, ma promisi di informarmi. Le funzioni musulmane venivano tenute regolarmente a Rakers Island e Simba ed io cominciammo ad andarci. Parlare con Camao mi faceva vera, veramente bene. L'isolamento aveva avuto una brutta influenza su di me. Mi ero chiuso in me stessa e avevo dimenticato come stabilire rapporti con gli, con gli altri in modo aperto. Passavamo intere giornate a ridere, a parlare, a ascoltare le foglie della corte. Eravamo sempre più vicini fino a quando un giorno fu chiaro ad entrambi che la nostra relazione stava cambiando, stava diventando fisica. Iniziammo a toccarci, a tenerci tra le braccia e restare vicini. Era per noi come un'oasi. Per alcuni giorni la questione del sesso alleggiò tra noi finché non ne parlammo. Era possibile, ovviamente, ma io pensavo alle conseguenze. La gravidanza era di certo una possibilità, mi aspettava la prigione a vita e anche Kamao sarebbe stato in prigione per un lungo periodo. Il bambino non avrebbe avuto né madre né padre. Kamao disse se rimani incinta avrà il bambino, il bambino sarà accudito. Il nostro popolo non lascerà che il nostro bambino cresca come l'erbaccia. Ci pensai, era vero. Ma il bambino avrebbe sofferto. Tutti i nostri figli soffrono. Disse Kamau: Non possiamo garantire ai nostri figli un futuro in un mondo come questo. La lotta è l'unica garanzia che i nostri figli avranno per il futuro. Potrebbe non esserci per te un'altra occasione di avere un figlio. Ci devo pensare, gli dissi. La mia mente gridava, chi si sarebbe preso cura del mio bambino? Pensai a quello che avrebbe detto Simba: che i nostri figli sono la nostra speranza per il futuro. Da quando ero ragazzina dicevo che il mondo era troppo orribile per portarci un altro essere umano, per di più un bambino nero. Vediamo i nostri bambini frustrati al massimo. Nasi premuti contro dei vetri per guardare dentro, e nel peggiore dei casi li vediamo morire di droga e di oppressione, uccisi dalla polizia o sprecati in prigione. La mia mente annaspava. Che cosa avremm, avranno pensato mia madre, mia nonna, la mia bisnonna, quando fecero nascere i loro bambini in questo mondo? Cosa avranno pensato i miei avi quando fecero nascere i loro figli in questo mondo, solo per vederli frustati e violentati, comprati e venduti? Pensavo e ripensavo. Quanti bambini neri sono separati dai loro genitori? Quanti vivono con le loro nonne e i loro nonni? Non ero forse rimasta anch'io con i miei nonni fino a quando mia madre non aveva finito la scuola ed era diventata indipendente? Mi ricordai di tutte le discussioni che avevo avuto. Sono una rivoluzionaria, dicevo, non ho tempo di stare a casa e di fare bambini. Credi di essere una macchina? mi aveva chiesto un fratello. Pensi di essere a questo mondo per combattere e nient'altro? Ripensavo a quanto mi aveva detto sempre Zaid Mentre sei viva, ragazza, è meglio che vivi. Sono viva, mi dissi. Vivrò quanto più intensamente e completamente posso e non permetterò che questi parassiti, questi oppressori, questi avidi porci razzisti, mi facciano uccidere i miei bambini nella mia mente persino prima che siano nati. Vivrò. Vi amerò Kamau e se un bambino uscirà da questa unione ne sarò felice, perché i nostri bambini sono il nostro futuro e io credo nel futuro e nella forza e nella giustizia della nostra lotta. Ero pronta a qualsiasi cosa fosse successa, mi rilassai e lasciai che la natura seguisse il suo corso. Quando accadeva qualcosa di importante in aula ascoltavamo, ma di solito ciò che accadeva ronzava monotamente con charle noiose che non significavano niente. Gli avvocati hanno l'abitudine di trasformare dieci parole in cento, di non dire niente di nuovo in un processo. Le udienze erano simili a qualcosa che esce dall'immaginazione di un commedio commediografo. Noi le chiamavamo lo spettacolo di varietà. Evelyn e Bob, dopo aver fatto mettere a verbale ogni giorno la loro protesta, se ne sedu sedevano muti. Il giudice vaneggiava e si scalmanava.